Nel giorno in cui festeggiamo il lunedì dell'angelo, oggi, a passato e presente, parliamo della Dea Cibele e delle feste della primavera. Ma chi è la Dea Cibele? È un culto importato dall'Asia Minore nel 204 avanti Cristo. Siamo nella guerra punica contro Annibale e Roma ha bisogno di una dea orientale per darsi forza. E sopravviverà per secoli questo culto, divenendo sempre più importante fino pubblicamente al 389, l'editto di Teodosio con cui fu ordinato l'abbattimento dei templi pagani. Ma non finirà lì, perché le feste della primavera si ripresenteranno per tutto il Medioevo e saranno feste con ampia diffusione di sangue, per poi tornare ai tempi della Rivoluzione Francese con l'Albero della Libertà e poi col Primo Maggio e poi con il comunismo, con il fascismo e anche, cosa non irrilevante, con il nazismo. Delle feste di primavera parliamo col professor Alessandro Barbero e con i nostri tre giovani storici, Pietro Sorace, Emanuela Lucchetti e Valentina Falanga. Professore, ma perché noi da storici ci occupiamo delle feste di primavera? Ma infatti me lo chiedo anch'io, perché sarebbe un argomento da antropologi. Ma visto che ci siamo cacciati in questo impiccio, cerchiamo di spiegarne la ragione. Gli esseri umani probabilmente, siccome sono animali, in primavera sentono che succede qualche cosa. Tutti gli animali in primavera sono diversi e anche gli esseri umani. All'antropologo basta questo, tutto sommato, no? In primavera, a qualunque epoca tu appartenga, fai delle cose speciali e devi celebrare, devi festeggiare. Però poi ogni epoca, ogni cultura ci mette dentro i suoi contenuti. Contenuti pagani, contenuti cristiani, musulmani, politici. Ecco, quello è l'aspetto che interessa allo storico. E allora parliamo della prima cosa di cui lei ha detto e nel primo capitolo ci rivolgiamo agli antichi riti pagani. L'equinozio di primavera è il giorno che segna la fine del freddo e buio inverno e il risveglio della natura. La terra rinasce e da sempre popoli lontani e diversi tra loro hanno propiziato e celebrato questo passaggio magico con riti e feste popolari carichi di simbologie. L'antica Grecia, con i misteri eleusini, festeggiava l'arrivo ad Eleusi di Demetra, la dea del grano e dell'agricoltura che ritrovava la figlia Persefone, rapita da Ade, dio degli inferi. Il ritorno sulla terra di Persefone ne rappresentava la rinascita e veniva celebrato con cerimonie. I latini, gli antenati dei romani, celebravano il Ber Sacrum, la primavera sacra, durante il quale uomini e animali venivano consacrati alle divinità e allontanati dai villaggi. L'animale consacrato generava il nome di nuovi popoli. Dal picchio sacro derivano i piceni. Dall'irpus, antico termine per lupo, nascono gli irpini. A Roma tutto il mese di aprile era dedicato alle feste di primavera. Le più importanti erano i Ludi Megalenses, per la dea Cibele, la Magna Mater, la grande madre terra. Il culto era arrivato a Roma nel 204 avanti Cristo, durante la seconda guerra punica. Spaventati dagli eventi, i romani fecero arrivare dall'Asia Minore una pietra nera e intorno ad essa fondarono sul Palatino un tempio dedicato alla dea della natura. Durante queste feste, la statua di Cibele veniva lavata nel fiume sacro e riempita di fiori. Qualche giorno prima si festeggiava il sacrificio del suo amante, il giovane Attis. Secondo la leggenda, il ragazzo aveva tradito Cibele con una ninfa e la collera della dea per questo tradimento aveva provocato la morte della natura. Pentito, Attis si era evirato e prima di morire dissanguato aveva seppellito i suoi organi genitali nella terra. Solo grazie al suo sacrificio la terra era tornata a fiorire.
Anche gli egiziani in primavera celebrano Sham el Nessim, una antichissima festa che risale all'epoca dei faraoni. Si offrono pesce, cipolle e uova alle divinità. Proprio l'uovo, che rappresenta il cosmo, la nascita e la forza della creazione, è un simbolo comune a molte culture. I persiani, a primavera, si scambiavano uova di gallina come doni. E nell'antica Roma era un gesto di buon augurio seppellire nel terreno uova tinte di rosso. Emanuela Lucchetti. La letteratura è costellata di tracce del culto della dea Cibele. Per esempio, in età imperiale, nel 9 d.C., se ne occupa Ovidio nei Fasti, il suo poema epico, proprio per andare all'origine dei riti che si svolgevano nella Roma imperiale, ma di cui moltissimi non conoscevano proprio la storia. Più avanti, negli anni intorno al 313 d.C., con l'editto di Costantino, il cristianesimo si consolida e diventa religione di Stato. Tantissime sono le opere che denunciano questi riti pagani, come quelle di Lattanzio e Giulio Firmico Materno, ma denunciandole ci offrono tantissimi spunti per conoscere i dettagli del culto, dei culti che venivano praticati. Strepitosa preparazione. Valentina Falanga. L'espressione culti orientali, utilizzata molto spesso quando parliamo di dei culti di Iside e Cibele, non è appunto esatta. I romani li definivano questi culti come sacra peregrina, in quanto volevano sottolineare l'estraneità al loro pantheon. Cibele viene inserita a pieno diritto nel pantheon romano, tant'è vero che le si dedicherà un tempio sul Palatino, sede dell'antica casa di Romolo. Pietro Saraccia, tiri lei le conclusioni. Sì, è curioso notare che anche negli interventi delle mie colleghe risalta proprio la forma del sacrificio come prima, cioè come fondamentale. Infatti dal sacrificio era centrale e verrà introiettato anche dal cristianesimo. Infatti la morte e la risurrezione di Gesù erano fondamentali. Di fatto Aptis, Adone, Iside, sono tutti dei che ripercorrono questo sacrificio. Non è un caso che Adonai, poi il signore della Bibbia in ebraico, sia poi Adone nel mito greco, Adone da cui scaturisce dalle lacrime di Venere le rose della primavera. Professore, mi sembra centrale la figura della dea Cibele. Sì, è centrale perché in realtà è il principale fra questi culti che vengono dall'Oriente, che a un certo punto nell'Impero Romano diventano popolarissimi, piacciono enormemente, ed è quello che è più legato alla primavera, che è il nostro tema, perché di culti che vengono dall'Oriente ce ne sono tantissimi, come dicevo, e hanno tutti alcune cose in comune. Parlano di morte e di rinascita, di una concezione ciclica del tempo. E allora Cibele è la terra, la natura, che ogni anno muore e poi in primavera rinasce. Però c'è anche il culto di Iside, che si diffonde dappertutto. Uno pensa che Iside sia una dea egiziana, ed è vero, ma poi ci sono templi di Iside in Piemonte, ci sono templi di Iside nei posti più inaspettati. E Iside è la luna. E la luna non ogni anno, ma ogni mese muore e poi rinasce. Quindi questi culti che vengono dall'Oriente insistono su questa idea morte e risurrezione. Se noi che viviamo in un mondo cristiano ci evoca qualcosa, non a torto. Poi lo vedremo. Ma perché abbiamo bisogno di andare in Oriente a riprendere tutti questi miti e questi culti? E quella è l'altra cosa strana, perché i romani hanno un rapporto ambiguo con l'Oriente. Da un lato lo disprezzano. Gli orientali, e l'Oriente comincia già in Grecia per i romani, gli orientali a partire dalla Grecia sono molli, vecchi, sfatti, non sanno far la guerra, sono corrotti. Già i greci sono così per i romani, figuriamoci gli egiziani, i siriani, peggio che ci sia. Però i romani hanno bisogno di dire che anche loro vengono dall'Oriente, perché Enea viene da lì. Questo serve ai romani per poter dire a tutti gli altri popoli italici: noi non siamo parenti. Con voi non ci abbiamo niente a spartire, non siamo niente in comune, non siamo cugini degli Etruschi, dei Sanniti, noi veniamo da lontano. Però così si trovano appunto senza via d'uscita, perché quell'Oriente che loro disprezzano è la loro patria. E queste religioni che vengono dall'Oriente piacciono in realtà enormemente. E Cibele, di cui ci hanno parlato Emanuela Lucchetti e Valentina Falanga, è una dea fondamentale, più importante di tutte le altre?
Ma in realtà non proprio, teniamo conto di questo, la religione romana è una religione alla carte, c'è un menù amplissimo, c'è un'infinità di divinità. C'è un Dio per ogni cosa. E uno si sceglie quelle che vuole, però certamente il successo di Cibele spiega, come dire, la tesi che noi vogliamo portare avanti oggi, e cioè che inconsciamente le cose legate alla primavera e alla rinascita piacciono, si radicano, anche se la gente non è consapevole. E c'è ancora un'altra cosa che volevo dire, legata non tanto agli interventi che hanno fatto i ragazzi, quanto a una cosa che abbiamo sentito nel filmato, questo fatto delle uova. Noi diciamo le uova di Pasqua, ci sembra ovvio che ci sia la cosa più normale del mondo. È la cosa più normale del mondo. Magari ci accorgiamo che nel Medioevo non dovevano essere di cioccolato, visto che quello, il cacao arriva dall'America, prima di Colombo non c'era. Però andiamo a vedere, nel Medioevo c'erano le uova di gallina, sode, dipinte, come ci sono ancora, per esempio, lo fanno i russi, questa cosa delle uova colorate. Ecco, uova e Pasqua, quindi, una cosa cristiana, e i teologi cristiani sono in grado di spiegare il nesso, appunto, la vita che rinasce. Poi però scopriamo che l'uovo, anche i romani nelle feste di primavera regalavano uova, colorate e dipinte per di più. E allora è chiaro che non c'entra più con il cristianesimo, è una cosa più profonda. Io poi devo dire una cosa, che io, che sono un ragazzo di città, non l'avevo mai saputo, ma di recente mi sono reso conto che le uova non vengono fabbricate nei supermercati, le fanno le galline, e nel mondo vero le galline d'inverno non fanno uova. Prima che inventassero gli allevamenti intensivi, d'inverno non c'erano uova. E quindi, ed è per questo che l'uovo diventa la festa della primavera, perché è il momento in cui la gallina inizia. È così, hai le uova. E direi ancora una cosa, le uova si legano a feste che non abbiamo menzionato, ma che nelle nostre campagne erano diffuse. A primavera gruppi di giovani andavano a far serenate in campagna, nelle cascine, e chiedevano in cambio uova, con cui poi si facevano queste grandi frittate. È una specie di trick or treat, no? Come Halloween. Però si faceva in primavera. In Piemonte si chiamava canteiu, cantare le uova proprio, ma credo che ci fossero dappertutto. Ma entriamo nel secondo capitolo, dove vedremo i riti cristiani e medievali. Per i cristiani, la Pasqua è la festa che glorifica la resurrezione di Cristo. All'inizio del cristianesimo era celebrata ogni domenica dell'anno dai cristiani di origine pagana, mentre corrispondeva alla Pasqua semitica il ricordo del passaggio delle acque del Mar Rosso per i cristiani di origine ebrea. Nel 325 d.C. è il Concilio di Nicea a stabilire che la Pasqua cristiana sarà celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera. La Pasqua glorifica il sacrificio di Gesù, che sulla croce libera il popolo dal peccato e ne celebra la resurrezione. Il Calvario lungo le strade di Gerusalemme diventa la Via Crucis del Venerdì Santo. Ancora oggi, solo in Italia, durante la Settimana Santa si svolgono più di 6.000 processioni. Rievocano la cattura, il processo, la passione e la morte di Cristo. Oltre alle celebrazioni cristiane legate alla Pasqua, esistono molte altre feste popolari. Durante le cerimonie legate al fuoco, di origine pagana, si bruciano le vecchie cose legate all'inverno per far posto alla primavera. Nei cosiddetti roghi della vecchia, la comunità dà fuoco ad un fantoccio che rappresenta un'anziana signora, metafora dell'inverno. In alcuni casi, il fantoccio non viene bruciato, ma squartato. Al suo interno è custodito il cibo, metafora di nuova vita, che viene donato ai bambini. Nel XV secolo la Chiesa lega questa tradizione alla festa di San Giuseppe. Si celebra il 19 marzo, vigilia dell'equinozio di primavera, con i falò del santo. I fiori, simboli per eccellenza della rinascita della terra, ricorrono in tutte le feste di primavera. Le feste floreali nascono dalla tradizione dei calendi maggio, cerimonie allegre e gioiose che risalgono al Medioevo. Nella notte fra l'ultimo giorno di aprile e il primo di maggio, i giovani sostano davanti alle case delle ragazze che vogliono corteggiare.
piantano alberi fioriti e cantano stornelli d'amore. È il piantar maggio, che nell'Italia centrale diventa il cantar maggio, dove singoli cittadini o cori locali si esibiscono in competizioni canore, come avviene ancora oggi ad Assisi. La cultura umanista del Rinascimento ha esaltato questi momenti di festa celebrando il ritorno della primavera. Altre feste floreali di primavera sono le infiorate, tappeti formati da petali di fiori che ornano le vie dei paesi e fanno da pedana per il passaggio delle processioni religiose, soprattutto quella del Corpus Domini. Si richiamano all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando il popolo stese a terra rami e mantelli. Nella famosa infiorata di Genzano, in provincia di Roma, il tappeto floreale si estende lungo la via principale della cittadina e crea uno straordinario effetto visivo. Emanuela Lucchetti. Parlando dei riti della Settimana Santa, a Nocera Terinese, in Calabria, in provincia di Catanzaro, è consuetudine durante la processione del Sabato Santo l'usanza del rito dei battenti. Durante la processione un gruppo di battenti si distacca dal corteo per flagellarsi, per battersi sulle cosce dei dischi di sughero e ovviamente provocare delle ferite evidentissime. Le strade sono cosparse di sangue. Queste persone portano sul capo una corona di asparago selvatico e soprattutto l'origine di questo rito, che sicuramente è un'imitazione della passione di Cristo, però è certo da vedere anche nei riti propiziatori di cui parlavamo prima, che hanno come protagonista Attis e la perdita di questo sangue come rigenerazione della natura. Pietro Sorace. Sì, poi non si può non citare la festa principale nel Medioevo, viene istituita quella del Corpus Domini nel XIII secolo da quest'ostia da cui la tradizione dice che un prete boemo disse messa a Orvieto e da lì spezzare quest'ostia uscirono delle gocce di sangue. Da lì si creò questa festa che coinvolge ancora oggi molti cristiani e tutti i cattolici che conosciamo. Valentina Falanga, faccio uscire anche lei qualche goccia di sangue in questo nostro racconto. In contrasto con le tradizioni dei battenti e del sangue appunto che scorre, i gesuiti nel 600, in particolar modo a Bitonto e quindi in generale nel sud Italia, tenteranno di estirpare queste tradizioni così appunto sanguinolente dal sapore pagano. Ad esempio si riunivano sul sagrato della chiesa di San Domenico, proprio nella stessa Bitonto, nella notte tra il giovedì e il venerdì santo, con la croce velata, il rumore che avrebbe dovuto ricordare i supplizi dell'inferno, l'odore dello zolfo, e incominciava appunto una processione notturna che si concludeva appunto all'alba e che insomma nasce questa tradizione dal voler estirpare le tradizioni pagane, ma certo, anche poi nell'ottica del Concilio di Trento. Grazie. Correggo Pietro Sorace, il miracolo è di Bolsena, non di Orvieto. Professore, ma cos'è tutto questo sangue nelle feste medievali? Beh, nel mito Attis, innamorato di Cibele, che la tradisce e viene scoperto, si evira per punirsi, per penitenza. Però qui abbiamo quindi il tema dei genitali e il tema del sangue. E entrambe le cose, specialmente nella mentalità primitiva, sono associate alla fertilità. Alla fertilità e al rinnovarsi della vita. Pensiamo agli Aztechi, che credevano che fosse necessario appunto squartare prigionieri sugli altari anche solo per ottenere che il sole continuasse a spuntare ogni giorno, no? Anche lì la ciclicità. Dopodiché questo tema del sangue, appunto, i primi cristiani dicono sono cose da pagani, orrende. Quando Costantino chiude qualche tempio pagano, e non ne chiude molti perché è un cristiano tollerante, però qualcuno lo chiude, e chiude quelli dove si fanno appunto questi riti spaventosi con sacerdoti che si sono automutilati e virati e cose di questo genere. E perché li chiude? E li chiude perché i cristiani li vorrebbero chiudere tutti i templi pagani e lui deve concedere qualcosa. E chiude quelli che dal punto di vista dei cristiani sembrano appunto i più offensivi. Io penso che i cristiani dei primi secoli non si immaginassero che a un certo punto nel Medioevo
la capacità dei fedeli di immedesimarsi nelle sofferenze di Cristo avrebbe portato l'arte cristiana a insistere sempre di più sul corpo di Cristo in croce che stilla sangue da tutte le parti, la corona di spine, la ferita, i chiodi. Ecco, il cristianesimo delle origini quello non ce l'aveva, ma col tempo invece il sangue di Cristo, beh, che c'è sempre stato nell'Eucaristia, ma comincia a venire fuori, a debordare nell'arte. L'arte del basso medioevo e della prima età moderna, età barocca, vede un Cristo che sanguina da tutte le parti. Professore, ma lei è sicuro che tutto questo abbia a che fare con la primavera? Io sono sicuro che ha a che fare con la primavera, ma che nessuno ne era consapevole, naturalmente. Perché questo è il bello. Noi qui stiamo facendo questo incrocio fra l'arte dell'antropologo, che ritrova nell'inconscio della gente delle cose, e invece lo storico, il quale vuol sapere la gente che valore dava alle cose. I cristiani non si sono mai sognati di pensare che si celebra la Pasqua perché è la primavera, o che il sangue di Cristo deve far fruttare le zolle. Però quando noi vediamo che popoli diversi, civiltà diverse, in primavera insistono su quello, allora dobbiamo pensare che c'è qualcosa di sepolto, di inconscio che agisce. C'è il sangue e c'è il verde, per esempio. Ecco, mi viene in mente, non abbiamo parlato, mi pare, nell'RVM che abbiamo sentito, dell'Islam. L'Islam ha una figura stranissima, che si chiama Al-Khidr, che è un personaggio che compare nel Corano a un certo punto. Non si sa chi sia, è uno che nel Corano parla con Mosè. Intorno a questo personaggio, il popolo musulmano ha costruito nei secoli una serie di leggende, partendo dal fatto che il suo nome vuol dire il verde, il verdeggiante, per cui viene sempre raffigurato vestito di verde, e a questo punto automaticamente, essendo verde, è diventato una specie di protettore della primavera. Tanto che nell'impero ottomano, dove musulmani e cristiani vivevano insieme e i greci cristiani festeggiavano il 23 aprile San Giorgio, i musulmani si sono convinti che Al-Khidr fosse San Giorgio in realtà. Quindi la stessa figura, con un nome per i cristiani, con un nome per i musulmani, che si festeggia in primavera, che è verde, che protegge quell'altra cosa che succede in primavera. Noi non ci siamo più abituati, perché prendiamo i treni anche in pieno inverno, quando nevica non sempre proprio. Però in linea di massima viaggiamo anche in pieno inverno. Invece una volta d'inverno non si viaggiava, in mare non si poteva andare. Pensate cosa voleva dire ogni anno, dire, beh, anche quest'anno l'inverno è finito, le navi possono di nuovo uscire in mare. E uscivano sotto la protezione di San Giorgio. Le flotte musulmane del sultano, con i loro marinai greci cristiani, uscivano in mare il giorno di San Giorgio e lo trovavano normalissimo. Quindi in realtà tutte queste cose sono nell'inconscio, la gente non ne è consapevole, ma ci sono e come. Si fermi un attimo, professore, vediamo adesso, a maggio, in un filmato, quando si corre la corsa dei ceri di Gubbio. Siamo a Gubbio. Il 15 maggio, vigilia di Sant'Ubaldo, si celebra la famosa corsa dei ceri. Tre pesanti macchine di legno portano all'estremità di una lunga antenna le statue: Sant'Ubaldo nel cero dei muratori, San Giorgio nel cero dei commercianti e Sant'Antonio Abate in quello dei contadini. Io sono il presidente dei muratori. I muratori erano sempre stati attaccati a questa tradizione di festa. Si dicono che siamo matti quando, per esempio, mettiamo l'acqua sulle zeppe di ferro, ma anticamente le zeppe erano di legno. Quanto pesa un cero? Sui 4 quintali e mezzo. E quante persone lavorano? Sono 16 persone. Tutta Gubbio e c'è Aiola, dopo sono di Sant'Ubaldo, di San Giorgio, di Sant'Antonio. Portarla al trionfo o trascinarlo, cercare di staccare il cero di San Giorgio o sostenerlo e non crollare mai, anche nei momenti di sofferenza bisogna stringere i denti, perché guai se il cero cade. Professore, insisto, cosa c'entra tutto questo con la primavera? Ma dunque, a questo punto ci tengo a chiarire una cosa, non è un partito preso, naturalmente. A volte capita che qualche storico si innamori di un'idea e la voglia dimostrare a tutti i costi contro l'evidenza. Noi qui non stiamo facendo quello. Noi qui partiamo dal fatto che, mettendo in fila tante e tante cose,
si è stupiti di ritrovare degli elementi comuni e uno deve spiegarli. Allora, nel caso dei ceri di Gubbio, confesso che ci vuole un supplemento di indagini. Però tante volte c'è una cosa da niente che è rivelatrice. Pensavo alla festa calabrese che raccontava prima Emanuela Lucchetti, no? Questi sono incoronati di asparagi. Pensateci un attimo, gli asparagi non sono come le uova di gallina, quelli non li trovi. In primavera ci sono gli asparagi e loro se li mettono in testa. Più chiaro di così. E qui, professore, entriamo nel terzo capitolo, quello in cui parleremo dell'uso politico delle feste. Il culto dell'albero fiorito del calendimaggio, simbolo della rinascita della natura, ha dato vita ad una serie di declinazioni. Da questo rito nasce infatti l'albero della cuccagna, che offre cibo al posto dei fiori e gare di destrezza al posto delle competizioni canore. Con la Rivoluzione francese, l'albero della libertà sostituisce l'albero di primavera e al posto dei fiori o del cibo porta i simboli della rivoluzione. Coccarde e berretto frigio. Per i rivoluzionari francesi, la festa è un momento politico per promuovere una nuova società. Viene modificato il calendario tradizionale, creati nuovi mesi e cancellate tutte le festività civili e religiose precedenti. Le nuove feste sono figlie del pensiero illuminista e soprattutto del fanatismo giacobino. Lo stesso Robespierre, il leader dei Giacobini, crea la festa dell'ente supremo che celebra il culto della Dea Ragione. Ma non avendo alcun legame con la storia e le tradizioni popolari, queste nuove feste hanno vita breve e muoiono con la Restaurazione. Anche la Rivoluzione russa modifica il calendario tradizionale e introduce nuove festività. La più sentita è la festa del 1° maggio. La festa del lavoro, che aggiunge alle sfilate allegoriche la tradizione delle feste floreali. La scelta del 1° maggio per celebrare la festa del lavoro nasce da un evento drammatico, la violenta repressione di uno sciopero di lavoratori avvenuta a Chicago nei primi giorni di maggio del 1886 e conosciuta come la rivolta di Haymarket. Ma il successo di questa festa è certamente legato anche alla sua collocazione primaverile e al riagganciarsi ai culti della rinascita. Proprio un fiore, il garofano rosso, in alcuni paesi diventa il simbolo dei lavoratori. Per depotenziare la forza della festa del lavoro, che nasce dai movimenti socialisti nella seconda metà dell'Ottocento, il fascismo ne cambia la data legandola al Natale di Roma, che cade il 21 aprile. Il regime sostiene invece le feste di primavera di carattere rurale, poiché si integrano perfettamente nella cultura da strapaese e nel culto della storia patria promossi dal fascismo. Le feste e i cortei storici si arricchiscono di nuovi elementi: sfilate di carri, canti popolari, gare sportive e fuochi d'artificio. L'esaltazione del mondo rurale risponde a un preciso disegno politico. I contadini devono restare fedeli alle loro tradizioni e ai loro modelli culturali, che per il regime aderiscono perfettamente allo spirito italico. Emanuela Lucchetti. L'esaltazione e la strumentalizzazione delle feste nel mondo fascista ha sicuramente uno scopo politico. Per esempio, propagandare il mondo rurale è un'azione in linea con la scelta della politica autarchica che porterà avanti il regime, e sicuramente portare in scena attraverso queste feste i rituali legati al mondo rurale è un modo di fare propaganda, come poteva esserlo attraverso il cinema, ma è un modo che aiuta a sicuramente consolidare questo rapporto che il fascismo aveva con le proprie campagne. Professore, tenga a mente che poi parleremo anche delle feste, dei riti nazisti. Pietro Sorace.
Sì, questo strumento viene usato dal fascismo perché proprio il concetto di festa è un concetto ciclico, non segue una linea del tempo che è lineare, ma è ciclica, quindi riprendendo si presta bene riprendere feste antiche per riutilizzarle in chiave politica e strumentale. È fondamentale, Valentina Falanga? Le feste di primavera sono comunque restate nel folklore, ad esempio nei paesi anglosassoni, dove durante appunto l'equinozio di primavera o anche altri momenti salienti dell'anno, presso Stonehenge si svolgono determinati appunto riti che riprendono anche, se vogliamo, un po' quelli celtici, o come ad esempio in Irlanda, dove viene festeggiato Beltane il 1° maggio, che sarebbe un prosieguo della primavera, col palo di maggio, i nastri, i colori che simboleggia appunto il palo nella terra, l'elemento della fertilità. Bene così. Professore Emanuela Rucchetti mi ha convinto. Il fascismo ha saputo interpretare bene il mito della primavera e ricollegarsi alle cose di cui abbiamo parlato in questa puntata. Poi parleremo anche del nazismo, ma è la rivoluzione francese ad aver inaugurato l'uso politico delle feste. Sì, la rivoluzione francese è un momento fondamentale, ne parliamo subito. In realtà ci sono cose anche precedenti. Pensiamo a Lorenzo il Magnifico e a questi giochi che organizzava a Firenze, dove confluiscono la tradizione cavalleresca, perché la Firenze degli umanisti è anche un luogo di ideali nobiliari, cavallereschi, di romanzi, Re Artù, e le grandi feste cavalleresche si facevano sempre a Pentecoste e a Pasqua, e quindi di nuovo c'è la primavera di mezzo, e Lorenzo il Magnifico cantava Benvenga maggio. E c'era anche l'idea della virilità, della giovinezza, tutte cose collegate, e il regime dei Medici si reggeva anche su quelle cose lì. Quindi c'è già prima, la rivoluzione francese ci mette molto del suo. La rivoluzione francese prende appunto una cosa collegata alle vecchie feste di maggio, che era appunto il piantar maggio. Anche lì, lasciamo stare questi tronchi piantati, le simbologie fin troppo trasparenti che possono avere, si andava sotto la casa dell'amata a piantare questo tronco fiorito. Un auspicio, evidentemente, insomma. Dopodiché la Rivoluzione francese, che politicizza tutto, che politicizza il calendario, evidentemente politicizza anche le feste, allora non si pianta più l'albero della libertà. È già l'albero della libertà, non più l'albero del maggio sotto le finestre della Bella, ma l'albero della libertà nella piazza davanti al castello del Signore, alla faccia del Signore. Dopodiché intorno però si festeggia come sempre si festeggiava in primavera. E così in tutta Europa, assieme al mito della Rivoluzione francese, si diffonde il mito della libertà. Sì, diciamo, i francesi della Rivoluzione sono riusciti a rovinare molto le belle cose che esportavano, compreso il liberalismo, le elezioni, la tolleranza religiosa, perché in genere tendevano a esportarle con le baionette e i vari popoli non erano così contenti. Quindi in realtà l'albero vero e proprio, secondo me, è stato percepito un po' come un'imposizione di questi eserciti stranieri che portavano nuovi diritti, però erano stranieri. Però la scoperta che le grandi feste sono un momento di coesione del popolo e di sostegno al regime, e quella cosa lì è rimasta. La Rivoluzione francese inventa la società di massa, in cui la politica interessa a tutti, anche gli analfabeti, in cui la piazza piena di gente è, in certe situazioni, il momento decisivo per vedere chi comanda. Prima non era così. Sì, la piazza si riempiva di gente quando c'era una rivoluzione violenta, ma nella vita politica normale le piazze erano vuote. Invece la piazza piena di gente sarà la caratteristica dei regimi. E da quel punto di vista devo dire che fascismo, nazismo sono dei grandi organizzatori di feste, di coreografie, ma l'idea di una festa politica, che però si ricollega con la tradizione della primavera, è soprattutto del comunismo. Perché quando è? Il 1° maggio. La festa del 1° maggio si può dire che sia la prosecuzione del discorso che abbiamo fatto fino a questo momento? Ma senza nessun dubbio, e anche lì naturalmente poi ci sono gli storici che vanno a ritrovare un avvenimento specifico avvenuto a maggio per cui la festa del lavoro si fa lì, ma non è per quello. La festa del lavoro si fa il 1° maggio perché, come i cristiani con la Pasqua avevano scalzato le vecchie feste pagane, così il movimento comunista voleva una sua festa da sostituire alle altre e che fosse però una festa di quel tipo lì. Le feste di primavera hanno tutte questa caratteristica: fiori, colori, tanta gente allegra. Il 1° maggio in Unione Sovietica era giorno di allegria obbligatoria. Certo. Palloncini colorati, un mondo che di solito era visto come un po' grigio,
Il primo maggio si colorava tutto. E teniamo conto che in Russia il primo maggio è davvero l'inizio della primavera, perché marzo-aprile è ancora inverno, ma il primo maggio cambia. Quindi lì abbiamo davvero un'incarnazione, forse anche in parte consapevole, di chi ha deciso che la gente, quando finisce l'inverno, ha bisogno di un grande momento collettivo, e quel momento ovviamente nel caso dell'Unione Sovietica glielo organizza il partito. A qui è passato e presente, non possiamo ignorare che nella storia che abbiamo raccontato fino a questo momento c'è anche una parte che riguarda il nazismo e i nazisti. Beh, i nazisti insistono molto su elementi che fanno parte di solito di queste feste, per esempio il tema della giovinezza. La giovinezza, beh, anche il fascismo naturalmente, ma il nazismo in modo particolare, la giovinezza, il sangue. Anche lì ritroviamo tanti elementi che, ben inteso, in ogni cultura occupano uno spazio diverso, no? Non è la stessa cosa il culto del sangue dei nazisti o quello dei musulmani sciiti che si flagellano in memoria dei martiri Ali e Hussein. Ovviamente ognuno gli dà un senso. Poi l'antropologo e lo storico guardano e vedono le ricorrenze. I nazisti hanno preso pezzi della mitologia nordica, della mitologia classica, del comunismo naturalmente, e hanno creato il loro modello, che è durato poco peraltro, per fortuna. Professore, Pietro Sorace prima ha già citato un importante libro di Cardini sulle feste, però io non la lascio andare via se non me ne cita almeno altri due. Io ci ho pensato a lungo, ma secondo me questo è uno di quei casi in cui, anziché suggerire altri libri, bisogna dare qualche suggerimento diverso. Andatevi a rivedere La primavera del Botticelli, a risentire La sacra della primavera di Stravinsky. Sono opere diversissime, però, come dire, il tono è quello, a distanza di secoli. Bellissima puntata di Passato e Presente. Lei, professor Barbero, questa volta ha superato se stesso, e quindi la ringrazio in modo particolare, così come ringrazio anche i preparatissimi Pietro Sorace, Emanuela Lucchetti, Valentina Falanga, e passo alle conclusioni. Alessandro Barbero ce l'ha spiegato in maniera allusiva, ma bene, cosa significava l'albero della libertà per la rivoluzione francese. Certo, c'era la libertà, ma c'era anche quell'albero piantato nel terreno come simbolo della fecondazione e dell'inizio della fioritura, della stagione dei fiori e dei frutti. Bene, quell'albero della libertà fu simbolo anche per tutto il resto d'Europa. Chiunque guardasse alla rivoluzione francese guardava quell'albero. Il filosofo Hegel ne volle piantare, in compagnia di Schelling e Hölderlin, uno nel prato principale di Tubinga. E anche in Italia alberi della libertà furono piantati un po' dappertutto. Il primo, proprio sulle orme della rivoluzione francese, a Oneglia, in Liguria, nel 1794. Ma poi, all'epoca dell'invasione napoleonica, dopo il 1796, ecco un'altra fioritura, se così si può dire, di alberi della libertà. Il primo ad Alba, in Piemonte, nel 1796. E nel cosiddetto triennio giacobino, soprattutto al sud, stiamo parlando degli anni fra il 96 e il 1799, dicevo, soprattutto al sud, ne furono piantati in ogni dove. Ovviamente questi alberi della libertà venivano guardati con diffidenza dalle masse contadine e cattoliche, però rimasero un simbolo, e quel simbolo sarebbe durato anche nell'Ottocento e nel Novecento.